Non c'è rocca come il nostro Dio. Non glorificare di noi il nostro testo e per me. E dalla vostra bocca la potenza una buona cosa. Perché il Signore è Dio che sa tutto e le sue opere sono eterne. Il Vangelo di oggi ci presenta la fede della donna cananea, una pagana per gli israeliti, ma sa che Gesù può realizzare quello che lei non può realizzare, la cura della sua figlia. Va a incontrare Gesù e chiede con insistenza: Signore, libera mia figlia dal male che la tormenta. E Gesù gli dice: ma non possiamo dare il pane che è per i figli, darlo ai cagnolini. Ma la donna, con fede creativa, dice: sì, Signore, è vero, ma anche i cagnolini si nutrono delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Gesù loda la fede di questa donna. Grande è la tua fede, avvenga come tu hai chiesto. E il miracolo avviene, la figlia è curata. Ecco, questo episodio ci mostra che noi non dobbiamo indietreggiare di fronte alle difficoltà. Ci mostra che l'amore misericordioso di Dio è per tutti i popoli, non soltanto per il popolo eletto. Ci mostra la grande fede di questa donna. Anche noi dobbiamo rinnovare la nostra fede, particolarmente in quest'anno della fede. Aver fede vuol dire fidarci completamente in Dio, abbandonarci in Dio, come hanno fatto i nostri fondatori, che non hanno indietreggiato di fronte alle difficoltà, ma hanno aumentato la loro fede in Dio Padre e Provvidenza. Ci abbandoniamo generosamente e amorosamente nelle braccia del Padre. Ecco, la fede dei nostri fondatori. Il futuro è nelle mani di Dio, sola in Deo sol. Noi non possiamo lasciarci scoraggiare. Dobbiamo guardare, vivere il presente e progettare il futuro. Dobbiamo vivere oggi, ma sempre con la visione di futuro, perché Dio ci accompagna sempre, perché Dio è la nostra forza, nostro rifugio, nostro baluardo. Che il Signore ci aiuti tutti noi Cavanis a rinnovare in quest'anno della fede questa fiducia totale nel Signore che guida le nostre vite e guida la nostra congregazione.